Amici dell'Appetito vien parlando, eccoci qua, nuovamente all'interno del ristorante al Vecchio Teatro sulla passeggiata orientale. Autentici professionisti di questo settore saranno sempre a vostra completa disposizione. Ricordate il ristorante al Vecchio Teatro, disponibile anche con delle camere per soggiornare e trascorrere dei giorni, dei momenti in tutto relax. Vengo subito comunque a presentare l'ospite del giorno, perché è un ospite di tutto rispetto, è il senatore Tommaso Coletti, politico di navigata esperienza, con cui io vorrei subito brindare a questo nostro piacevole incontro a tavola. Sì, grazie. Siamo nella città del vino, nella sua città, nella città di Ortona, dove torniamo sempre di buon grado. E allora, buon appetito. Grazie. Ci hanno già servito degli antipasti ai frutti di mare, poi seguiranno altre prelibatezze della cucina del ristorante al Vecchio Teatro. Come va innanzitutto? Tutto bene. Sempre, tutto procede sempre nel al lavoro, migliore dei modi? Sempre al lavoro. Bene, ci sono tante argomentazioni di cui trattare, quindi io vengo subito al dunque. Io vorrei iniziare proprio dal capitolo provincia, perché spesso e volentieri sono tornati ad accusarla per spiegare l'immobilismo che contraddistingue l'attuale amministrazione di centrodestra della provincia di Chieti. Ma tutti i mali risiedono proprio nella figura e nell'operato dell'ex giunta guidata da Tommaso Coletti. Il diretto interessato che cosa risponde? Intanto la passata amministrazione ha realizzato 170 milioni di opere sul territorio, che sono visibili tra strade nuove, sistemazione di strade e soprattutto scuole nuove e sistemazione delle scuole esistenti, le scuole superiori. 170 milioni di opere in 5 anni non sono poche, solamente Febbo aveva raggiunto circa 100 milioni di investimenti su questo nostro territorio e noi abbiamo fatto circa 70 milioni in più. Questa amministrazione guidata da Di Giuseppe Antonio e dal suo centrodestra purtroppo in 2 anni e mezzo ha realizzato nemmeno un paio di milioni di opere sul nostro territorio. Ma è vero che la provincia di Chieti rischiava il dissesto finanziario proprio per colpa sua? Così come dicono. Assolutamente no, perché il dissesto è previsto dal testo unico della legge comunale e provinciale, e il dissesto si ha quando l'ente non può soddisfare le competenze specifiche obbligatorie previste dalla legge. Cioè non è che se non può dare un contributo a un'associazione rischia il dissesto. La provincia ha 2 competenze specifiche e fondamentali: la manutenzione e l'assicurazione dell'edilizia scolastica e la manutenzione e la sistemazione delle strade provinciali o ex regionali che sono passate alle province. Per quanto riguarda questi 2 aspetti, la provincia di Chieti non ha mai avuto problemi per dare risposte a problemi di questo genere. Invece le difficoltà ci sono alla provincia di Chieti, ma non per quello che dice Di Giuseppe Antonio per quanto riguarda i debiti ereditati, perché in realtà la provincia di Chieti con l'amministrazione di Giuseppe Antonio ha riconosciuto 3 milioni e mezzo di debiti fuori bilancio, ascrivibili quasi al 70% alle amministrazioni precedenti di Mauro Febbo, che a me non hanno mai segnalato i dirigenti nei 5 anni che sono stati alla guida della provincia, nonostante nel mese di agosto ogni volta io facessi la lettera ai dirigenti dicendo, se erano presenti dei debiti fuori bilancio, di iniziare la procedura per il riconoscimento. Oggi sono venuti a galla questi debiti che risalenti al periodo del 2000, 2001, 2002, quindi all'amministrazione Febbo, e sono stati riconosciuti. Però rispetto al bilancio complessivo della provincia è una sciocchezza, 170 milioni, 174 milioni di euro il bilancio di quest'anno, quindi mi sembra veramente... 3 milioni e mezzo di debiti fuori bilancio, poi non deve lasciar gridare allo scandalo. Infatti io quando ho riconosciuto nel 2004, appena ci siamo insediati noi del centro-sinistra, abbiamo riconosciuto dei debiti fuori bilancio segnalati dalla dirigenza dell'epoca, abbiamo riconosciuto circa 2 milioni e mezzo di euro di debiti fuori bilancio, ma non abbiamo gridato allo scandalo, perché le opere, quelle somme erano state utilizzate per fare delle opere d'urgenza ordinate dall'amministrazione Febbo, ma noi non abbiamo gridato allo scandalo, abbiamo riconosciuto e abbiamo pagato senza nessun problema, con la convinzione che i soldi erano stati adoperati per fare il bene della collettività, così come abbiamo fatto noi e così come ha fatto Mauro Febbo. Nessuno ci dice che quelle somme sono state utilizzate per altro, sono lavori che sono stati fatti magari per sistemare una frana caduta giù all'improvviso e così via, ma non credo che ci sia qualcosa di scandaloso, perché tutti gli anni a settembre le amministrazioni pubbliche, comuni e province, fanno il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che è prevista la legge.
legge. È un normale iter. Comunque ultimamente sono usciti fuori anche 2 milioni e mezzo di euro che non erano previsti. Assolutamente no, perché lo stesso interlocutore che ha sottolineato questo aspetto ha poi detto che l'amministrazione provinciale ha fatto ricorso al giudice competente per questa richiesta di pagamento che non è dovuta da parte della provincia, perché il responsabile è il Comitato degli Europei di Basket, e quindi la provincia si è opposto al giudice competente. Quindi se si è opposto vuol dire che non dobbiamo pagare ancora niente, quindi sarà il giudice a decidere chi deve pagare o meno, che poi sono le spese che sono state fatte per la sistemazione dei 4 palazzetti dello sport sulla provincia di Chieti, cioè al Vasto, a Lanciano, a Ortona e a Chieti. Comunque sono state utilizzate quelle somme da parte del Comitato degli Europei di Basket per lasciare delle opere pubbliche che sono funzionali oggi ed utilizzate da tutte le comunità del nostro territorio. Quindi penso che non ci sia niente di straordinario, anche se lo sottolineo, non compete alla provincia, perché il soggetto appaltante in quel caso è il Comitato degli Europei di Basket. Ma allora perché vogliono far cadere tutte le responsabilità proprio su Tommaso Coletti, alle spalle grandi? Sì, no, la risposta è semplice. Siccome per varie ragioni questa amministrazione non ancora riesce a concretizzare nessuna iniziativa, anche per mancanza di risorse, ma le risorse mancano perché lo Stato ha tagliato i trasferimenti alle province in una maniera molto forte. Noi dal 2009 ad oggi, 2011, abbiamo avuto un taglio di circa 4 milioni e mezzo di euro di trasferimenti per le spese ordinarie, quindi un taglio fortissimo. Su 14 milioni è stato tagliato 4 milioni e mezzo, ma questo non lo dice perché il governo centrale ha la stessa conformazione degli alleati di Giuseppe Antonio, quindi si preoccupa di criticare il governo nazionale. Non solo, ma anche la regione Abruzzo ha tagliato i trasferimenti alle province per i servizi che normalmente la provincia espletava a favore del terzo settore, a favore del sociale. La provincia faceva l'assistenza ai sordomuti, ai ciechi, ai non vedenti, ai disabili, e questi servizi sono stati ridotti proprio perché la regione non dà più i trasferimenti, non dà più le risorse alle province. Quindi è vero che la provincia sta in difficoltà, è vero che c'è il patto di stabilità stringente che può spendere poco, anche quei soldi che ha. La provincia di Chieti, per esempio, ha la possibilità di contrarre mutui per fare opere pubbliche, ma non lo fa perché altrimenti viene risucchiato nella morsa del patto di stabilità e non può pagare i fornitori o le imprese appaltatrici. Quindi le difficoltà ci sono, ma sono ascrivibili ad altre ragioni, non alle ragioni che vuol far capire di Giuseppe Antonio. Ma io penso che la gente ormai di questo si sia convinto. Sia convinta, e ritengo che questa amministrazione sta facendo veramente una figura barbina, perché tra l'altro non ha il coraggio di dire quali sono le difficoltà vere dell'ente provincia, ma anche dei comuni, perché pure i comuni si trovano in queste condizioni. Farebbe meglio a dire: questa è la realtà, questo possiamo fare e questo non possiamo fare, perché sul territorio la provincia non viene più percepita come ente. Quindi la gente tra l'altro incomincia a dire: ma veramente che ci stanno a fare queste province se non riescono a fare nemmeno il minimo indispensabile previsto dalla legge, cioè la manutenzione delle strade provinciali e la manutenzione e la sistemazione delle scuole superiori, che queste sono le due competenze fondamentali delle province. Addirittura c'è chi dice che se gli assessori non possono operare, non possono lavorare, perché non se ne tornano a casa a questo punto? Non solo, ma prendono una indennità abbastanza consistente, e nessuno rinuncia all'indennità consistente di circa 2.000 euro al mese. Quindi ci sono, stanno cercando di fare il proprio dovere. Io non ho grossi rimproveri da fare agli assessori, ma allo stesso presidente. L'unica cosa che non riesce a fare è a non intraprendere la strada per riportare risorse sul territorio. È vero, il bilancio della provincia non può risolvere i problemi del territorio, ma deve avere la capacità, l'amministrazione, di inserirsi nei programmi comunitari, nei programmi regionali, per riportare le risorse che non sono proprie della provincia. Io in 5 anni
ho riportato insieme alla mia amministrazione, naturalmente con la struttura, i funzionari, i tecnici, abbiamo riportato circa 15 milioni di euro con progetti europei. Oggi non partecipiamo più ai progetti europei, è stato smantellato l'ufficio che era diretto dal dottor Cesare Di Martino, che era uno dei migliori sportelli europei che avevamo in Italia, non in Abruzzo, in Italia, ha avuto tanti riconoscimenti dal Ministero delle Politiche Agricole e Comunitarie. Quindi voglio dire, noi abbiamo lavorato e abbiamo portato risorse sul territorio. Questa amministrazione non riesce a fare ciò, vuole vivere con il bilancio della provincia e con la ordinaria amministrazione. Non si fa il bene della collettività. Senz'altro. Eppure sono più di 2 anni che l'accusano. Lei perché è rimasto in silenzio, tra virgolette, ovviamente? Non ha risposto colpo su colpo a tutte le accuse che il presidente della provincia, l'attuale presidente Enrico Di Giuseppe Antonio, ha continuato a fare nel tempo. Non le hanno dato spazio gli organi di stampa? Ma io ho proposto al presidente Di Giuseppe Antonio più volte un confronto televisivo, io e lui, con carta alla mano per parlare di queste cose. Lui si è sempre rifiutato, non ha mai voluto, fino all'altro giorno il mio capogruppo Camillo D'Amico ha sollecitato un confronto per poter chiarire meglio questi aspetti. E nello stesso tempo abbiamo dato la disponibilità anche a fare insieme una revisione dei residui attivi e passivi, perché sul bilancio ci sono 104 milioni di euro di residui attivi, cioè la provincia deve avere da altri enti, da altre persone, da altre istituzioni, deve avere circa 104 milioni e nello stesso tempo ci sono 100 milioni di residui passivi, cioè le somme impegnate e non utilizzate ancora. Quindi revisionando questi due istituzioni, residui attivi e residui passivi, si possono venire fuori anche delle disponibilità che oggi nessuno sa che esiste. Quindi lei taccia a questo punto di incapacità l'attuale amministrazione? Ecco, cioè praticamente questa amministrazione si è rivelata incapace di gestire la pubblica amministrazione. Oggi il presidente e gli assessori devono essere dei tecnici, devono conoscere le procedure, devono essere in grado di poter confrontarsi con i dirigenti, perché altrimenti la partita è solo in mano ai dirigenti. Quindi io non mi sono rifiutato e poi sono convinto che queste cose ai cittadini interessano poco, cioè la litigiosità tra i politici non è che interessa molto la massa e la cittadinanza, alla cittadinanza e ai cittadini interessa che cosa? Che le opere che sono necessarie sul territorio si facciano. La realtà è che oggi tutti quanti rimpiangono la passata amministrazione, che era operativa, che era concreta, che aveva un assessore alla viabilità, Antonio Tamburrino, che inventava, progettava, trovava i soldi per fare le opere pubbliche sul nostro territorio. Quell'amministrazione precedente ha fatto 4 scuole, l'Istituto De Giorgio di Lanciano, l'Istituto d'Arte di Vasto, il Liceo Scientifico di Ortone, ha sistemato una grossa scuola a Chieti. Oggi che la scuola di Vasto è pronta non si trovano 75.000 euro, assurdo, per metterla in funzione, per cui non è riuscita ad entrare in funzione per i primi di settembre, quindi si dovrà aspettare ancora per la messa in funzione. Una situazione veramente anomala, assurda, che non è consentita a un'amministrazione che costa alla comunità della provincia di Chieti, adesso lo voglio dire, costa 1.300.000 euro l'anno tutta l'amministrazione provinciale. Per cui allora io ho fatto pure una proposta: per un anno non percepiamo, noi consiglieri non percepiamo quasi niente, ma gli assessori e gli amministratori per un anno riduciamoci, aboliamo le indennità e con questo 1.400.000 diamo delle risposte ai cittadini che sono sul territorio. Purtroppo queste cose non le ascolta nessuno e siamo ancora ad alimentare la conflittualità tra le parti politiche, ma questo interessa poco ai cittadini. A proposito di risparmi e di tagli, senatore Coletti, si parla di questa situazione davvero allarmante con la probabile scomparsa delle province entro il 2014. Lei che ne pensa? Beh, io penso che è una manovra del governo Berlusconi per buttare fumo negli occhi alla comunità nazionale. Chi ha fatto la Costituzione ha previsto 3 livelli di gestione delle istituzioni per i problemi della collettività, cioè lo Stato, le regioni, le province, anzi 4 livelli e i comuni.
Le province sono previste dalla Costituzione e ci vuole una legge costituzionale per poter modificare l'assetto territoriale. Però la cosa assurda è che nessuno ha letto il provvedimento, il decreto legge con il quale si vogliono abolire le province. Il decreto legge dice di rimandare alle regioni la scelta di un ente intermedio tra regione e comune, quindi saranno le regioni che legifereranno e faranno le città metropolitane che andranno a sostituire le province, quindi di risparmio effettivamente non ne avremo di risparmio, avremo probabilmente una riorganizzazione delle entità amministrative sul nostro territorio che si poteva fare pure con le province, accorpando o diminuendo il numero delle province laddove effettivamente nel passato, e questo governo ne ha fatto 5-6 di nuove, la provincia di Ascoli Piceno e Fermo sono stati divisi qualche anno fa e oggi praticamente dovrebbero scomparire. Allora potevamo fare un discorso di mantenere l'istituzione provincia, nello stesso tempo ripartire meglio le competenze, eliminare gli enti inutili che sono sul territorio, gli ATO rifiuti, gli ATO acquedotti, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, poter accorpare alle province queste funzioni e accorpare i territori delle province piccole in maniera tale da ridurre il numero delle province. Poi diciamo francamente, il costo della politica per le province e all'incirca di 150 milioni di euro rispetto a una massa di soldi necessari per mantenere le istituzioni a livello nazionale, quindi bastava tagliare 50 parlamentari che avremmo già coperto la spesa delle province per quanto riguarda la politica. Io penso che sia una scelta populista che vuole sottolineare ai cittadini che questo governo si sta muovendo per ridurre la spesa della politica, ma in realtà complicherà la situazione e sicuramente questo governo non farà in tempo a concretizzare questa iniziativa. Sempre collegati con il ristorante al vecchio teatro di Ortona, proprio sulla passeggiata orientale dove sia a pranzo che a cena si mangia l'ottima cucina marinara proposta da uno staff davvero molto professionale. Siamo in compagnia del senatore Tommaso Coletti con cui continuiamo a parlare delle problematiche della nostra regione. A proposito, lei è un autorevole esponente del Partito Democratico e del centro-sinistra. Il peggio è passato, in pratica la vostra coalizione si sta veramente riorganizzando al meglio per le prossime scadenze elettorali. Io penso di sì, perché noi tutti i problemi che abbiamo avuto nel passato legati alle vicende anche giudiziarie, non solo giudiziarie, la creazione di un nuovo partito come il Partito Democratico che non era radicato sul territorio, hanno creato dei problemi alla nostra coalizione, al nostro partito e quindi alla nostra coalizione. Oggi abbiamo riorganizzato il partito, stiamo riorganizzando la coalizione a tutti i livelli e penso che siamo pronti per essere alternativi al governo regionale, che anche qui c'è molto da dire, perché il governo regionale, per esempio, solo un esempio, sulla sanità continua a parlare di debiti e poi dice che ha risolto il problema, ma i servizi sul territorio sono sempre più scadenti e c'è una mobilità passiva molto elevata. Che significa mobilità passiva molto elevata? Che i cittadini si vanno a curare fuori dalla regione Abruzzo, che poi pagheremo noi, dopo due anni arriva la fattura, quindi non è vero che abbiamo risparmiato. Perché è una gestione molto stocastica della cosa pubblica. Sì, quindi io penso che su questo argomento il centro-sinistra dovrà continuare a fare quello che stava facendo l'assessore Mazzocca, tagliare con discrezione senza andare a toccare la qualità dei servizi, perché questo stava facendo l'assessore Mazzocca, che ha lavorato bene e che oggi praticamente tutti quanti rimpiangono. C'è molta confusione, guardiamo quello che succede sul Parco della Costa Teatina. Il Parco della Costa Teatina è un problema veramente incomprensibile, perché a livello romano il centrodestra ha approvato in Parlamento un emendamento del senatore Legnini che tendeva ad accelerare la perimetrazione del parco, perché il parco esiste già dal 2001 su iniziativa del senatore Staniscia all'epoca,
questo parco doveva essere solo perimetrato e fino ad oggi la regione non è riuscita a farlo. Il senatore Legnini ha presentato un emendamento a un provvedimento legislativo, un decreto legge, mi pare le mille proroghe, dicendo che se entro settembre la regione non proponeva la perimetrazione del parco, sarebbe stato il governo con un commissario a fare questo atto concreto. Bene, allora la regione è partita per fare le consultazioni, insomma alla fine si scopre che il centrodestra in realtà il parco della Costa Teatina non lo vuole, ma esiste già, quindi ci vuole un provvedimento legislativo di revoca del provvedimento del 2001, altrimenti rimane una norma non operativa, che non ha avuto il suo sbocco naturale. Dicevo del Partito Democratico che noi abbiamo fatto una bella operazione, noi abbiamo ringiovanito i vertici, abbiamo creato un rinnovamento di fatto, un rinnovamento nella continuità, perché abbiamo dato spazio ai giovani, abbiamo Silvio Paolucci che è segretario regionale, che è un bravissimo giovane, giovanissimo, poi preparato, così come Camillo D'Alessandro che è il capogruppo in consiglio regionale. Nello stesso tempo abbiamo una classe dirigente rinnovata, ma che incorpora anche quelli che hanno esperienza e che hanno una certa età, quindi il rinnovamento graduale che serve per preparare la nuova classe dirigente sotto la guida e sotto l'esperienza, la guida e l'esperienza di quelli che hanno già avuto responsabilità politiche ed amministrative. Io penso che nelle prossime elezioni regionali la coalizione guidata dal Partito Democratico potrà essere alternativa a questo governo regionale che non sta operando bene e soprattutto ha deluso le aspettative dei cittadini che volevano l'alternativa al governo del Turco per le varie ragioni che noi conosciamo. A proposito di prossime scadenze elettorali, c'è chi dice che Tommaso Coletti sarà il prossimo candidato sindaco di Ortona, anche perché tra poco si tornerà al voto in questa città, nella città dove ci troviamo. Chi addirittura dice che gli interessi del senatore sono rivolti all'ente regione. La verità dove sta? La verità è che chi fa politica deve stare a disposizione del partito e della coalizione. Per cui a Ortona facciamo le primarie, si faranno il 13 di novembre. Il 25 di questo mese scadono i termini per la presentazione delle candidature, poi i cittadini che si riconoscono nell'area di centrosinistra voteranno e sceglieranno il candidato sindaco. Io fino ad oggi, nonostante le sollecitazioni che sono arrivate anche qualche minuto fa per telefono, io sto mantenendo un livello di impegno a livello locale per dare un contributo a rinnovare la classe dirigente, cioè fare un governo locale più fresco, più giovane, più con una maggiore passione per i problemi della città e nello stesso tempo noi che abbiamo esperienza dare una mano. Quindi probabilmente in consiglio comunale ci sarò, ma non credo di assumere una responsabilità diretta nel governo cittadino. A livello regionale è chiaro che Ortona dovrà riavere il posto in consiglio regionale che ha avuto dal 95 al 2001, poi sostituito da Camillo D'Alessandro che è del territorio, che ha operato bene ma purtroppo in minoranza, quindi non è che ha potuto fare più di tanto, però si è fatto sentire sui problemi, sulle proposte che noi abbiamo portato avanti per il porto di Ortona in modo particolare, e Camillo ha fatto il suo dovere. Oggi è un giovane promettente e quindi pensiamo che possa avere anche la possibilità di essere promosso al Parlamento italiano e quindi si creano le condizioni per ridare a Ortona un consigliere regionale. In quel caso, se il partito dovesse decidere, non mi dispiacerebbe tornare in un luogo dove sono stato dal 1995 al 2001 e ho prodotto una serie di iniziative legislative, circa 220, che oggi sono ancora leggi della Regione Abruzzo. Ecco, appunto, da veterano della politica abruzzese, Tommaso Coletti, come sta vedendo il mutamento della gestione della cosa pubblica? Siamo passati da una democrazia a una cleptocrazia, per così dire. Quasi ci seguono gli scandali. Allora, io penso che i cittadini ritengono, e lo ritengo io, che ho attraversato le istituzioni in lungo e in largo, io ho fatto di tutto, dal livello locale al livello nazionale, io penso che l'onestà e l'impegno a favore dei cittadini sia una precondizione per poter fare politica e per potersi impegnare nella pubblica amministrazione. Oggi invece stiamo vedendo che essere onesti diventa una radicalità.
rarità, una rarità nel panorama che abbiamo di fronte, perché ogni giorno nascono le cricche, nascono le cosche, nascono i gruppi che hanno interesse a fare gli affari piuttosto che a pensare alla comunità che si amministra. Io penso che dobbiamo mettere fine a questo tipo di impegno. Per fare la politica ci vuole passione, ci vuole dedizione verso i problemi che interessano la collettività. Solo così i cittadini riavranno fiducia nella politica, nelle istituzioni e negli uomini che rappresentano la politica. Io penso una cosa però, che i cittadini dovrebbero avere la capacità di fare un'analisi sui partiti, sulle coalizioni, ma anche sulle persone che hanno una storia, che hanno avuto delle responsabilità, che non si sono mai macchiati di reati o di possibili reati che danneggiano l'immagine e che creano confusione nella pubblica opinione. Io penso che sia necessario tornare alla politica dell'impegno e della passione, cosa che manca oggi, perché oggi quando uno si avvicina alla politica la prima cosa che chiede, dice: che mi tocca? Ecco, noi abbiamo fatto politica e facciamo politica. Lei oggi mi ha fatto la domanda, dice: ma che farà nel futuro? Io non lo so, io mi impegno, faccio la politica, mi occupo dei problemi della comunità locale, provinciale e regionale, ma non so che cosa farò domani. Quello che le circostanze del momento consentiranno, quello che il partito vorrà nel momento in cui ci saranno le elezioni e gli appuntamenti elettorali. Invece la gente programma la sua vita politica e non è questo che i cittadini vogliono. I cittadini si avvicinano alla politica per avere delle risposte sui problemi di natura collettiva. Oggi stiamo vivendo dei momenti difficili, la gente si trova in difficoltà, le classi più deboli sono state abbandonate a sé e le istituzioni hanno l'obbligo di pensare alla collettività con un occhio di riguardo alle classi più deboli, alla gente che soffre. A tavola in genere si dicono le migliori verità, poi la situazione è davvero ideale per magari rilassarsi e riflettere. Tommaso Coletti ha commesso degli errori nel recente passato, errori a livello politico di cui magari oggi come oggi, quando torna a casa e riflette, pensa e torna a pensare? A livello amministrativo pochissimi, penso quasi di non aver sbagliato scelte, ne abbiamo fatto scelte sbagliate per la collettività. Quindi farebbe tutto quello che ha fatto? Sì, perché ho lavorato e ho fatto le cose che interessano la collettività. Sulla costa teatina ho messo molta passione, ho concordato con le Ferrovie dello Stato, ho fatto il protocollo d'intesa con i comuni. Oggi siamo alla conclusione, sono 2 anni e mezzo, non si fa un passo. Si poteva iniziare ad appaltare la Via Verde, sono 8 lotti, il progetto l'ha fatto la mia amministrazione, 8 lotti che si dovrebbero realizzare con i famosi fondi FAS, ma la Regione parla dei fondi FAS da 3 anni e mezzo, ma fino ad oggi non si vede un euro. Quindi la Via Verde, che sarebbe un corridoio verde, una pista ciclopedonale lunga 46 km, una delle più lunghe e più belle dell'Europa, quindi avremmo ridato una spinta a questa nostra provincia per quanto riguarda il turismo, non solo la provincia di Chieti ma tutta la regione Abruzzo, perché sarebbe un'opera di interesse regionale, tant'è che il protocollo d'intesa sottoscritto con la regione parla di opera strategica non per la provincia di Chieti ma per l'intera regione Abruzzo. Quindi io, per quanto riguarda le scelte amministrative, ritengo di non aver commesso errori, o perlomeno in questo momento potrebbe anche sfuggirmi. Forse a livello personale, a livello politico, ho fatto qualche errore, ma di cui non mi pendo, perché quando io mi hanno detto di candidarmi alla provincia, no, ma non mi pendo, quando ho lasciato il Senato per dedicarmi alla provincia sapevo che in Senato non sarei tornato così facilmente, quindi ho lasciato una posizione di comodo dove si lavora poco, si guadagna molto, per stare al chiodo, per stare allo sportello che è la provincia, dove i cittadini bussano per vedere risolti i propri problemi. L'ho fatto con passione, per cui non mi pento e penso di aver dimostrato di essere legato al territorio proprio per questa ragione. Perché di essere innamorato, sì, del territorio. Perché i nostri, quando nel 2008
c'era la possibilità di ricandidarmi, mi sarei dovuto dimettere da presidente della provincia. C'è stata una giornata emozionante a Chieti, tutti quanti aspettavano le mie decisioni, poi ho riunito la giunta e ho detto guarda che io sto qua con voi, non mi dimetto perché non posso dire ai cittadini dopo 2 anni adesso mi dimetto perché voglio tornare a una posizione prestigiosa e di comodità, io continuo a fare il presidente della provincia, così ho fatto ed oggi pur non avendo cariche di rilievo io sono rispettato e la gente mi vuole bene per quello che ho fatto e per le potenzialità che ancora ci sono per le cose che posso fare. E lo sappiamo, è morto Remo Gaspari. E proprio la mancanza di un personaggio carismatico può essere alla base di tutti questi contrasti tra una coalizione e l'altra? Io dico di sì, perché comunque Remo Gaspari pure dal 1992-93, da quando non faceva più politica, comunque Gaspari era un punto di riferimento per tanti amministratori della provincia di Chieti e della regione Abruzzo e non solo, io direi perché lui era un punto di riferimento anche a livello nazionale. Io ho visto ministri, sottosegretari, parlamentari che si recavano da lui per avere indicazioni, per avere suggerimenti. Noi qua in provincia e in regione abbiamo avuto con lui sempre un contatto diretto per avere suggerimenti, per avere consigli e lui indipendentemente dall'appartenenza politica, perché lui si era messo un po' al di sopra delle parti, pur conoscendo le sue tradizioni e il suo pensiero politico, cattolico, democratico, senza ombra di dubbio, però lui riusciva a dare consigli a tutti e al momento opportuno riusciva a fare pure qualche romanzina a quelli che si comportavano male. Quindi la perdita, la scomparsa di Gaspari così all'improvviso sicuramente lascia un vuoto e questo disorientamento che c'è in questo momento anche nel centrodestra, perché lui con l'UDC ha avuto sempre un rapporto abbastanza buono, ma anche con lo stesso Chiodi, perché lui ha appoggiato Chiodi ultimamente, sì. Qualche delusione lui lo ha avuto e quindi la sua mancanza ha creato uno scompiglio sia nel centrodestra ma anche in parte del centrosinistra che avevano lui come punto di riferimento. Bene. Senatore, è stato davvero esauriente, io adesso la lascio ad assaggiare questi antipasti ai frutti di mare che ci hanno preparato gli amici del ristorante al Vecchio Teatro, tra poco seguiranno anche primi e secondi piatti tratti proprio dalle tradizioni della cucina marinara. Grazie in bocca al lupo per la sua attività politica. Grazie a lei. Grazie quindi al senatore Tommaso Coletti, ospite d'onore del nostro programma che si è svolto all'interno del ristorante al Vecchio Teatro sulla passeggiata orientale, un locale aperto sia ora di pranzo che ora di cena con il meglio della ristorazione a base di pesce. Grazie a voi per averci scelto da casa, l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti! Manamana.